Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Un mio amico mi ha raccontato che mesi fa ha dovuto fare un esame difficile. C'erano più di 5.000 candidati per appena 50 posti. Era quasi impossibile farcela, mi ha detto, ma era meglio provarci che piegare le braccia. Il testo di oggi è il messaggio di Dio a tutti noi che, come il mio amico, affrontiamo sfide quotidiane. Dall'ingresso del peccato con Adamo ed Eva, vivere significa affrontare delle sfide. Nella vita professionale, nella vita personale, nella vita finanziaria, insomma, ogni giorno le sfide sono davanti a noi. Le parole del testo di oggi sono state pronunciate da Dio a Giosuè, mentre lo vedeva timoroso di fronte alla responsabilità di guidare Israele verso il suo glorioso futuro. Il giovane discepolo di Mosè si considerava incapace di essere all'altezza del Maestro. E questo è uno degli errori della vita. Forse qualche volta ti sei sentito incapace, inadeguato, inferiore nel confronto con altri. Ma ricordati che non è necessario essere uguali a nessuno, ma sì te stesso. Gli altri sono altri, per quanto grandi, straordinari, carismatici e capaci, ma tu sei tu. Dio ci ha creato diversi. Giosuè doveva capirlo e non avere paura di fronte alla sfida che lo attendeva. Ciò che colpisce del consiglio di Dio non è solo il «ti ordino di essere forte e coraggioso», ma il motivo per cui dovete essere forti. Perché l'Eterno, il vostro Dio, è con voi. La vittoria non è solo il risultato di uno sforzo, ma è la fiducia in Dio che dà senso allo sforzo. Ci sono milioni di persone che si impegnano e sono coraggiose, ma piangono le loro sconfitte e i loro fallimenti. Il semplice sforzo umano è ingannevole e seducente, fragile come la sabbia, incostante come le nuvole. Rifletti anche che quando lo sforzo è solo il risultato dell'autodisciplina, diventa frustrazione, ma se è il frutto della presenza di Dio nella vita, è la chiave che apre le porte della vittoria. Non importa quanti aspirano al posto che voi cercate, se sono più capaci, più intelligenti, ricordati che è un Dio che non fallisce e ricorda il consiglio divino. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. E buona giornata.